Oggi mi trovo presso la Diapsi, che è un'associazione che da tempo la nostra fondazione finanzia e che ha come obiettivo quello della inclusione sociale e di cercare di dare un lavoro a tutte le persone che hanno problemi e disagi. Il lavoro va sostenuto sia dal punto di vista eh, dell'inclusione e dell'aiuto alle disabilità e alle fragilità, sia dal punto di vista del favorire la creazione di nuove imprese sociali che con il codice del terzo settore diventano sempre importanti. Nel corso di questi anni la nostra fondazione non ha sostenuto solamente Diapsi, ma anche diverse altre associazioni e enti pubblici del territorio, cercando di non far mai mancare il contributo. A questo tipo di missione e di scopo. Diapsi Vercelli ha iniziato a muovere i primi passi nel 1996 come sezione distaccata della Diapsi di Torino e nel 2008 si è costituita come sede autonoma. Il suo operato si basa su tre tematiche importanti per la persona, eh, la relazione, quindi la socializzazione e l'integrazione sul, sul territorio, l'abitare la, con attività di mh, progetti di, di autonomia abitativa e eh, il lavoro. Eh, con il, per il lavoro ehm, è l'attività che maggiormente assorbe le nostre energie. Eh, da anni, dal 2012, noi abbiamo iniziato a, a realizzare un laboratorio di sartoria ehm, recuperando del materiale che ha avuto in, in precedenza un'altra funzione. E qui c'è una filosofia molto importante che noi amiamo molto, che è proprio quella, recuperare del materiale e recuperare delle persone, del materiale che nasce a una nuova vita e quindi nascono borse, accessori, abiti, attraverso proprio le mani di persone che, eh, che, si, che, che stavano male, che soffrivano e che in qualche modo non, non si sentivano più utili a, a nessuno. Eh, questo è possibile grazie proprio ai contributi. Eh, sostegno da, da sempre, da quando abbiamo iniziato questo percorso, delle, delle fondazioni, in particolare della Fondazione Cassa di Spamio di Vercelli, che è appunto la fondazione del nostro territorio e che ci sostiene da sempre, e anche della Fondazione Cassa di Spamio di Torino. Il lavoro è molto importante per la persona perché è la cosa che, che dà un ruolo, definisce un ruolo sociale alle persone, permette a loro di poter, è proprio il, il nucleo di... di della nostra vita perché permette alle persone di poter, di poter fare quello che fanno tutti, cioè di poter eh, in qualche modo ehm, andare a prendere un caffè, eh, offrire, offrire un caffè a, ad un amico, fare il regalo alla mamma, andare in vacanza. Questo, il lavoro muove tutta tutte una serie di emozioni e di, e di, e di interessi e di motivazioni che, che permettono alla persona di ritornare a vivere. E questo per noi è molto importante ed è molto importante che sul nostro territorio eh, ci siano eh, comunque degli enti che ci sostengono e che ci permettano di, 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 ri, di ridare vita alle persone che altrimenti diversamente non perderebbero qualsiasi tipo di, di, insomma, di abilità. Una cosa molto importante è che noi lavoriamo con pazienti che hanno sofferto o soffrono di un disturbo di tipo psichico e, e, e quando vengono inseriti nel nostro laboratorio spesso non, non sono collocabili lavorativamente da nessuna parte. Quindi noi, per noi è proprio una palestra lavorativa dove le persone iniziano con poche ore alla settimana fino ad arrivare anche a più di 20 ore alla settimana. E, e questo è importante perché quando si parla di disabilità, quando si parla di fragilità, una delle preoccupazioni che ogni famiglia ha e che, le, che ognuno di noi ha è il dopo di noi. Quando non c'è più nessuno che li sostiene, cosa succederà? Noi lavoriamo proprio cercando di andare a rimettere in moto delle, delle abilità residue della persona proprio in funzione del fatto che se raggiungeranno dell'autonomia, un certo grado di autonomia, saranno anche in grado di portare avanti il di, di, di andare avanti anche dopo, dopo quando non avranno più la famiglia o qualcuno che li può sostenere. Le attività di inserimento lavorativo di Diapsi comprendono fondamentalmente due laboratori: un laboratorio artigianale e un laboratorio di segreteria. Nel laboratorio artigianale eh, diamo vita e spazio a dei materiali che vengono recuperati in modo che eh, possano trovare in qualche modo una nuova vita. Ad esempio, una delle nostre attività prevede proprio l'andare a raccogliere i sacchetti dei caffè eh, dai bar, da alcuni bar che, che ce, li, ce li tengono. Settimanalmente c'è una persona che va a raccoglierli e una delle prime cose che avviene. Viene in laboratorio è proprio il fatto di aprirli, pulirli e farli diventare una sorta di tela di lavoro. Quindi c'è qualcuno che si occupa di questa parte. In un secondo momento, queste tele di lavoro vengono disegnate e diventano poi delle borse, dei prodotti, dei beauty, accessori e tutto quello che, che la nostra fantasia ci permette di fare. Altri materiali che raccogliamo e ai quali cerchiamo di dare una nuova vita sono ad esempio dei vecchi capi d'abbigliamento, quindi anche lì c'è tutta una fase di raccolta di questi materiali e poi c'è qualcuno che si occupa di scucirli, di togliere tutti i fili, di farli diventare anche in questo caso delle tele bianche che diventeranno qualcos'altro, troveranno una nuova vita con noi. Altri materiali ancora, ad esempio, sono i campionari di carte da parati o di materiali plastici di varia natura che vengono quindi. Raccolti anche qui aperti, puliti e, e poi diventano qualcos'altro. Un altro aspetto molto importante per quanto riguarda il nostro lavoro è l'aspetto di comunicazione: quindi il laboratorio di segreteria che va a integrarsi con il lavoro del laboratorio artigianale usa proprio la comunicazione come elemento fondamentale, nel senso che tutti i nostri prodotti sono accompagnati da dei cartellini che quindi vengono disegnati, stampati, eh, tagliati, poi assemblati e in questi cartellini viene raccontata la storia di ciascun prodotto, viene raccontata sia la storia del materiale che lo costituisce sia la storia delle persone che hanno lavorato e che quindi l'hanno prodotto e questo è appunto un elemento molto importante perché tutto il nostro lavoro non sarebbe efficace se non riuscissiamo a comunicarlo nella maniera corretta. Per noi è molto importante che chi eh, ha in mano un nostro prodotto possa sapere che cos'è e qual è il valore di quello che ha in mano. Quindi il laboratorio di segreteria cerca di lavorare proprio su questo. Mi chiamo Federica, sono arrivata nel 2018 in Diapsi grazie alla collaborazione tra il servizio di psichiatria dell'Asle Vercelli e l'associazione. Ero in uno stato davvero terribile e la Arrivare qui in laboratorio è stato difficile. L'abituarsi la, al lavoro, alla, ai ritmi, dopo un lungo periodo di sofferenza può causare qualche intoppo. Ma proprio questa collaborazione che c'è tra il servizio di psichiatria, l'associazione e la, tutti i componenti che fanno parte del, dei progetti riabilitativi mi ha permesso di. Uh, in un anno di riuscire non solo a scalare i farmaci ma anche di gradu graduatamente di aumentare le ore qui di presenza in laboratorio. La parte più importante del mio percorso lavorativo è stato sicuramente l'aumento la, eh, delle responsabilità. Infatti, la, il, ogni progetto individualizzato che viene realizzato qui in associazione prevede degli step che eh, ci portano ad avere sempre più responsabilità, sempre più Compiti, in modo da allenare un po' queste, le capacità che ci permetteranno poi di vivere fuori una vita dignitosa. L'attività di inserimento lavorativo ha sede nel, nel laboratorio Brain. Brain, è, noi ci siamo presi un po' una licenza artistica, l'abbiamo scritto come, come si legge, non come si scrive, significa cervello. cervello qui è rappresentato un po' come un gomitolo tutto ingarbugliato, che ha in, un po' il significato del, del cervello di quando le persone vengono qua, molto confuso, molto sofferente. No? Noi abbiamo sempre l'idea che sofferenza, porta sulla sofferenza, invece no, se noi andiamo a prendere un po' il bandolo e lo inseriamo, gli diamo un senso, diamo un senso alla sofferenza, lo inseriamo nella cruna del lago, e possiamo costruire mille cose e questo è quello che facciamo nel nostro laboratorio.